Salve a tutte carissime amiche ed amici e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Sembro praticamente Lily Gruber che deve leggere le notizie al telegiornale. No. Allora, questo è un video in collaborazione con le mie amiche del Corazon, Azzurra del canale AzzuTube e Florinda del canale Flowbag. Lascerò chiaramente i loro link e riferimenti sotto nell'info box. Allora, questo è stato un video che mi ha richiesto Ilenia Pauciullo, o Paciullo, Pauciullo se non vado errato, Ilenia. Ed io ho proposto alle mie amiche di girarlo insieme. Trattasi appunto, dal titolo avrete visto, dei miei profumi tesori d'Oriente. Allora, voglio partire con una breve premessa. Io purtroppo ne ho soltanto tre, questi qua, che poi questo sta lì lì per finire, e sono questo qua che è il Japanese Rituals dei tesori d'Oriente. Vabbè, che cosa te lo dico a fare, il Japanese Rituals, che cosa ripeto a fare tesori d'Oriente, vabbè. Poi abbiamo il Byzantium, che è il mio preferito, e poi abbiamo il Fior di Loto, questo qui. Allora, io ne avevo diversi, avevo Ayurveda, avevo la Mirra, avevo tempo fa il Muschio, il Chiaré delle Indie, poi che altro? Vabbè, ne avevo diversi, chiaramente. Avevo l'orchidea della Cina, che è un altro che io amo follemente, e per la prossima estate sarà mio senz'altro. Sono chiaramente terminati, due li ho consumati, se ne è vista bene la casa, li ho consumati in casa, perché io sinceramente non riuscivo a sopportarli. E trattasi di questo qua e anche della Ayurveda, profumo che hanno osannato molto su YouTube, buono, buonissimo, ma vabbè, comunque è questione di gusti. A me sinceramente, da quando l'ho comprato e dalla prima volta che l'ho spruzzato e l'ho fatto spruzzare anche a mio marito Ensemble, non dà né di cipolle e manco di aglie, cioè né di cipolle neanche di aglie, nel senso che dopo un po' metto il coperchio e vanescente. Ecco, quindi svaniva dopo Basque Condensina 5, almeno su di me, sul mio marito, non si sentiva più niente. Poi chiaramente dipende dalla persona, insomma. Allora, questi tre che ho io sono questo qui, non so se io ce l'ho nelle schede, che è il Fior di Loto, infatti non c'è assolutamente. Comunque, io vi dirò tra i tre quali ho preferito. Allora, prima di parlare di questo Byzantium, che cosa dire dei tesori d'Oriente? Sono dei profumi super super low cost. I flaconi sono in latta da 100 ml. Hanno queste fantasie meravigliose a mosaico come il Byzantium. E dove si possono reperire? Si possono reperire negli store dei cinesi, negozi di detersivi, presumo acqua e sapone, anche Tigotà, diciamo che si vendono
un po' ovunque. Ed io ve li straconsiglio, tranne alcuni che a me non sono piaciuti, però ripeto, è questione di gusti. Ci sono stati alcuni che mi hanno veramente, mi hanno lasciata piacevolmente colpita. Ed è questo qua il primo, il Byzantium. Io devo andare a prendere gli occhiali della nonna perché così non leggo niente, arrivo subito. Che cos'è la vecchiaia? E come si dice a Basta, ma fa vicchi? Ecco, inforchiamo gli occhiali della nonna e vai e inizio a leggervi quel che c'è dietro, sempre se riesco, che qua ci vuole non gli occhiali, la lente di super ingrandimento. Una fragranza lussuosa e sognante, cioè dai, una fragranza lussuosa e sognante che evoca l'antica, no, vabbè, l'antica città di Bisanzio, scusate, non ce la fa, cioè, proprio veramente qua siamo a fare proprio le talpe, e c'è che, no, vabbè. Devo mettermi così, se no non vedo un Kaiser. Allora, ricomincio. Una fragranza lussuosa e sognante che evoca l'antica città di Bisanzio. Il profumo della rosa nera, nella sua versione più rara e misteriosa, viene accarezzato dalle note calde dell'Abdano per dare origine ad un'essenza amagliante e sfaccettata, proprio come un prezioso mosaico bizantino. E basta. Il resto è in inglese e anche no, quindi questo è il profumo. Io che cosa ve lo devo dire a fare? Cioè, è spettacolare. Molte volte la gente crede e pensa che solo i profumi griffati di un certo livello, profumi di un certo costo hanno una persistenza eccellente. Non è vero niente. Io che sono un po' difettosa per quanto riguarda la persistenza, vi posso dire che questo qua a me dura un giorno e mezzo. Lascia la scia, un profumo scioso con un sillage spettacolare, è un profumo talcato molto particolare, buonissimo. Io ve lo straconsiglio soprattutto per chi ama i profumi talcati. È un profumo che ti dà la testa, quindi bisogna non farsi la doccia perché è un profumo di una persistenza unica, ve lo assicuro. Quindi per chi non ha ancora questo profumo qui, andatelo a comprare perché per 3 euro e 3,50 euro è veramente un profumo che io quando finirà andrò a ricomprare, spero tanto di trovarlo, perché è qualcosa di spettacolare, un profumo meraviglioso. Passiamo con il secondo, con questo packaging stupendo, ed è il, no, scusate, ma io che razza di presentatrice sono? Vi devo dire, facciamo il cambio degli occhiali, sciamani, vi devo dire il dupe di questo profumo. Allora, il Byzantium è il dupe di Sweet Oriental Dreams di Montale, Louve Lutens o Lucum Keiko Mecheri o Mecheri. Non lo so come si legge, però questo è top e ve lo stra consiglio. Il secondo profumo, sempre packaging strepitoso, anche questo dura, non è a livelli di questo, perché secondo me dei Tesori d'Oriente a livello di questo qua non c'è nessuno, assolutamente, di quel che ho provato io parlo.
è il dupe del profumo Chloé. Vediamo se qua lo annovera, no? È il dupe del profumo di Chloé, buonissimo ed è molto persistente, ripeto, non arriva a quei livelli perché quello è unico e solo. Mettiamola a luce che qua non si vede niente. Un bouquet intenso ed avvolgente, impreziosito da... Cioè, ma scusate, ma come si fa a leggere qua? Cioè, vabbè. Impreziosito dalle note fresche e delicate dell'olio di Tsubaki. La peonia conferisce un tono floreale al profumo, infatti è un fiorito meraviglioso, ravvivato anche dalla vivacità del bergamotto. È completato dalle note di fondo del muschio e del legno cedro, dando così vita ad una fragranza sensuale e indimenticabile. Io rido perché non si legge un ecco. E nulla, che cosa dire di questo? È davvero molto molto buono. Io questo qua ve lo straconsiglio, packaging stupendo. Io ho utilizzato anche l'ammorbidente, buono, perché di questa linea fanno anche gli ammorbidenti, che io vi straconsiglio davvero. Ultimo profumo dei Tesori d'Oriente è questo qui che non mi è piaciuto assolutamente. Il profumo è persistentissimo, molto forte, non ai livelli di questo qua, ma è molto molto forte. Però per quanto riguarda un mio pensiero, è un profumo maschile. Molti profumi dei Tesori d'Oriente danno molto di maschile e a me sinceramente non piace. Io lo comprai a scatola chiusa, ma sinceramente non mi piace, l'ho spruzzato molto in casa. Vi vado a leggere quello che c'è scritto dietro. Intensamente aromatico ed intrigante, il profumo del fiore di loto accarezza i sensi con le sue note calde e morbide, assicurando un senso di gradevole benessere. È un profumo maschile, non è piaciuto neanche a mio marito, quindi io l'ho spruzzato per gli ambienti. E così l'ho in bocca. Madò, ho la bocca di fior di loto e nulla, l'ho praticamente fatto fuori in casa. Quindi questo, Ilenia, è il mio video in collaboration con Azzurra e Florinda. Questi sono i miei Tesori d'Oriente, ve li straconsiglio. Ne sono usciti altri nuovi, Alte Matcha, Altai, eccetera eccetera, che io non ho voluto comprare perché almeno al naso mio mi davano di profumo maschile. A me non piace indossare il profumo maschile, mi piace quello femminile. E quindi questo è il videozzo, spero che vi piaccia. Tra una papera e l'altra un bacione, passate anche dalle mie amicuzze, ciao.